La mia fibromialgia. Questo è il titolo della settima storia tratta dal libro Fibromialgia, storie di vite segnate. È la storia di una giovane paziente di 13 anni. Si chiama Maria Francesca, ma che soffre da quando ne aveva 9. Inizia tutto con dei fortissimi dolori all'addome, a cui si aggiungeva una stanchezza cronica che le impediva anche di parlare, ma nonostante tutto lei sopportava. Fino a quando, 4 anni fa, mentre era una festa, un forte dolore alle gambe iniziò a colpirla fino al punto che non riuscì più a camminare. Lei dice che da quel momento è iniziata la sua lotta alla fibromialgia. Anche se la diagnosi non è arrivata subito, la diagnosi è arrivata dopo 2 anni, 2 anni in cui ha consultato un'infinità di medici, 3 ricoveri e purtroppo tantissime diagnosi sbagliate. Ma arrivata la diagnosi, poco è cambiato, dice Maria Francesca. Non c'è cura, ci sono poche informazioni sulla malattia. Però una cosa la sa. Sa che vuole combatterla. Ritiene che la sua vita intera è controllata dalla fibromialgia. Ma lei sa tenere testa a tutti i suoi dolori. Lei non si lascerà rubare i suoi sogni e le sue aspirazioni. Anzi, sta cercando in tutti i modi di realizzarli. Sogna di laurearsi, sogna di ballare. Anche se certo ha paura di non riuscire. I troppi dolori che ha molto spesso gli impediscono di fare la qualunque cosa, ma lei non molla. Sogna di aiutare le persone affette da malattie. Soffrono, le dice, e vuole insegnargli a combattere. Sa che al momento resterà per sempre dentro questa situazione, ma reputa che la vita sia troppo bella per essere comandata da una malattia. Sa che non vive come i suoi coetanei. Ha paura a non completare il suo anno scolastico, si sente diversa, ma non le dispiace. Il suo motto è non arrendersi mai. Nel prossimo video vi racconterò la storia di Maria, dal titolo Storia di una diversamente sana.